E allora il Signore mi ha portato a pregare con i salmi e poi li voglio leggere stasera perché è veramente meraviglioso. E così mi sono messo più a studiare la vita di Davide, che è uomo speciale, il re Davide, e noi dopo 3000 anni ancora dobbiamo studiarlo. L'ultimo dei suoi fratelli, il pastorello. Ma vero adoratore e dolce cantore di Israele, che Amen. divenne re e profeta, artista musicale, che inventò la cassa armonica della lira e faceva vibrare le corde dell'arpa, perché prima vibrava, fin da quando era ragazzino dietro alle pecore, vibrava il suo cuore per Yahweh, il santo che benedetto sia. E per grazia suo pastore, e lui compone quella bella poesia: il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Egli mi fa riposare in paschi verdeggianti ed erbosi, mi guida lungo le acque tranquille, egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia, per amor del suo nome. Quando anche dovessi camminare in una valle oscura o nella valle della morte, io non temerò male alcuno, perché il Signore è con me, il suo bastone, la sua verga mi danno sicurezza. Tu per me prepari la mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Così come pastorello, allora lui scrive la poesia, il canto, e che Dio è il suo pastore. E poi, come re, alleluia, non si inorgoglisce, non diventa superbo, ma sa, si sente sempre povero e meschino davanti alla grandezza di Dio, perché il vero re, alleluia, è Dio in ogni cosa, è il sovrano dell'universo. E questo fatto meraviglioso è veramente grande, che Davide è riuscito a comprendere queste cose, alleluia, 3000 anni fa. E ricordatevi che 3000 anni fa, ancora oggi, noi dovremmo continuare a studiare questo servo del Signore. E molti, 99 cose buone e una che non c'è stata una parentesi nella sua vita. Molte persone parlano sempre di quella parentesi dell'1% e non comprendono ciò che ha fatto veramente Davide tutta la vita. Perciò è importante questa sera che noi cominciamo a pensare di Davide. Ricordatevi che si sentiva sempre povero e meschino davanti al Signore. Poi adorava il Signore, pregava 3 volte al giorno, nella notte si svegliava e prendeva l'arpa e diceva: voglio risvegliare l'alba. Poi l'aspettava all'aurora e poi fino alla sera. Alleluia, è meraviglioso quello che faceva Davide. Davide, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo, come dice Atti 2:30. Poi nel Salmo 60, il versetto 4, dice: ma ora tu dai a quelli che ti temono una bandiera, perché si alzino in favore della verità. Amen. E ancora parole di vita, alleluia, deve alzare questa bandiera perché si alza in favore della verità, perché il Vangelo possa entrare nelle case, in tutte le case, fino alle estremità della terra. Alleluia. Salmo 20, versetto, ho detto alla regia, Salmo 20, versetto da 1 a 5. Allora, al direttore del coro, Salmo di Davide, il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità. Perciò, fratello Cataldo, non temere, alleluia, e tutti i pastori non dobbiamo temere,
e tutti i servi del Signore non dobbiamo temere, e tutti i discepoli del Signore non dobbiamo temere. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità. Il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto e in salvo, ti manda soccorso e provvidenza dal cielo, alleluia, ti sostenga, alleluia, dalla sua dimora. Si ricorda di tutte le tue offerte e accetta il tuo olocausto, il tuo sacrificio, alleluia, e ti dia egli quello che il tuo cuore desidera, alleluia. Questa è una preghiera che vale per tutti i servi del Signore ed è meraviglioso quello che Davide veramente come poeta, come pastore, alleluia, di Israele, alleluia, ha scritto. E faccia riuscire ogni tuo progetto, soprattutto quando il progetto nostro riesce, quando si connette, alleluia, nel progetto di Dio, come dice Isaia capitolo 25, versetto 1 e 2, i progetti, il progetto di Dio, i progetti di Dio concepiti da tempo sono fedeli e stabili. E noi canteremo di gioia per la tua vittoria. Alleluia. Alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio, Gesù Cristo, il Signore. Alleluia. Il sovrano dell'universo. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. Questa è fede. Amen. E noi dobbiamo sperare sulle promesse del Signore. Alleluia. E poi il Salmo 57, dal versetto 5 al versetto 11, anche lo leggo. Lo leggo per gli ascoltatori, per le ascoltatrici. E il Vangelo attraverso il mezzo della televisione entra nella vostra casa, come dico sempre, e lo ripeto. Ma perché il Vangelo possa entrare nel vostro cuore, dovete aprire il cuore a Cristo. E io l'ho fatto nella mia infanzia e non mi sono mai pentito attraverso gli anni. Alleluia. Leggo il Salmo 57 dal versetto 5 al versetto 11. Innalzati, oh Dio, al di sopra dei cieli. Risplenda la tua gloria su tutta la terra. Essi avevano teso una rete ai miei piedi, mi avevano piegato, avevano scavato una fossa davanti a me, ma essi vi sono caduti dentro. Amen. Tutti quelli che sono contro, alleluia, questa televisione, ricordatevi che cadono nella fossa, si debbono subito ravvedere, altrimenti, amen, e si debbono mettere subito dalla parte di Gesù, alleluia, perché Gesù veramente desidera che il Vangelo, alleluia, raggiunga l'estremità della terra. Il mio cuore è ben disposto, oh Dio. Il mio cuore è ben disposto. E il nostro cuore è disposto questa sera? Facciamoci una domanda. Cara sorella che stai ascoltando, caro fratello che stai ascoltando, cara amica e caro amico che stai ascoltando, ti ripeto questo piccolo versetto. Il mio cuore è ben disposto, oddio. Apriamo il cuore a Cristo. Il mio cuore è ben disposto. Alleluia. Io canterò e salmeggerò. Destati, oh gloria mia. Alleluia. Dio è la gloria nostra. Alleluia. Destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. Io ti celebrerò tra i popoli, oh Signore. Ti loderò tra le nazioni, perché grande fino al cielo è la tua bontà e la tua fedeltà fino alle nuvole. Alleluia. Quando è grande la grandezza di Dio che è infinita, così è infinita la sua misericordia. Alleluia, la sua bontà. E Gesù ha detto: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Quando la parola di Dio dimora nella nostra vita, allora cosa succede? Che noi ci mettiamo nei binari della parola di Dio. Alleluia! E allora diventiamo quelli che desiderano
che la volontà di Dio sia fatta in noi. Amen. Come dicevano i fratelli che mi hanno anticipato, è stato veramente bello diventare servo del Signore, una serva del Signore. Alleluia. Fino a quando andiamo in pensione, andiamo in congedo. Alleluia. Come il vecchio, sì, il profeta Simeone, che Dio aveva detto a lui: io non ti chiamerò finché gli occhi tuoi non hanno visto la gloria. Alleluia. E quando Maria e Giuseppe, alleluia, portarono il fanciullo nel tempio, alleluia, per adempiere le normative della legge, alleluia, di Mosè. E allora lui, quando vide il bambino, lo prese in braccio, alleluia, e lodò il Signore e disse: ora, o Signore, tu puoi mandare il tuo servo in congedo, perché gli occhi miei hanno vista la gloria. Alleluia. Ecco quello che puoi vedere questa sera. Si apre il cuore a Gesù. Alleluia. E sarà veramente meraviglioso ciò che Dio può fare per te. Alleluia. Ed è veramente grande, 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 grande. Quando poi di Davide andiamo a leggere l'ultimo capitolo del Prima Cronache, allora lui aveva fatto una preparazione grandissima, veramente grandi materiali per la costruzione del tempio, perché disse, aveva decretato nel suo cuore, aveva detto: io abito in una casa di cetro. E poi il Signore deve abitare sotto una tenda. No, no, io, Salmo 132 dice: io non entrerò nel mio palazzo, allora, non mi coricherò nel mio letto, non chiuderò i miei occhi, non darò riposo alle mie palpebre finché non abbia fatto una casa per il Signore. Alleluia! Ma è bello che lui desiderava questo. Se lo desiderassimo noi nel nostro cuore, a fare una casa per Gesù, vieni, Signore Gesù, nella mia vita. Lavami col tuo sangue prezioso e purissimo che hai versato sulla croce per me. Signore, d'ora che tu mi hai lavato, Signore, io ti dico: entra nella mia vita. E donami il desiderio che tu donasti a Davide di costruire una casa per te. Alleluia. Sì, Signore, vieni nella mia vita, Signore. E poi è veramente meraviglioso. Alleluia. Che lui dice poi: io posseggo un tesoro personale d'oro e d'argento e io lo donerò per la casa del mio Signore. Wow! Alleluia! Ci insegna la generosità, ci insegna a non conservare tesori personali. Alleluia! Quanti tesori personali noi abbiamo nascosti nel nostro cuore? Invece chi ha il Vangelo nel cuore, chi ha Dio nel cuore, allora questo tesoro lo vuole regalare agli altri. Come ha detto Gesù, il nemico non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Vuole rubare la nostra fede, ammazzare la nostra persona e distruggere la nostra discendenza. Alleluia! Ma Gesù è venuto per darci la vita e darcela ad esuberanza, in abbondanza, e noi possiamo regalare la vita e poi agli altri e poi per mille generazioni. Alleluia! Perché abbiamo aperto il cuore a Gesù e perché abbiamo servito il Signore, allora la bontà del Signore si esercita per mille generazioni per quelli che lo amano. Amiamo Gesù stasera e sarà meraviglioso. E poi una cosa molto bella che disse Dio tramite anche la profezia al profeta Nathan, dice Davide: mi è piaciuto quello che ha Davide nel cuore, costruirmi una casa, però non lo farà lui, ma lo farà un suo figliuolo. Così lui fece progetti, preparò materiale, tutto fece. Amen. E poi quando Salomone si intronizzò, alleluia, e allora
mise in pratica la bellezza del Tempio di Gerusalemme. Alleluia! Una delle sette meraviglie del mondo, che Dio poi, per amore di Davide, disse: la mia presenza sarà sempre in questo luogo. Così noi, se apriamo il cuore a Gesù, come ha detto l'Apostolo San Paolo, voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito Santo dimora nella vostra vita. E allora sapete una cosa? Per tutta la nostra vita dimorerà la persona dello Spirito Santo nella nostra vita, anche quando lo facciamo, diciamo, un po' a prendere collera, diciamo, alleluia, con alcuni momenti della nostra vita, però ricordatevi che Dio è sempre lo stesso, era, è e sarà in eterno. E non è, alleluia, come l'assicurazione della macchina, come le società di assicurazione della macchina, che se tu fai un incidente, due incidenti, ti arriva una lettera e ti dicono: siamo spiacenti, carissimo cliente, perché non puoi essere più cliente della nostra assicurazione, perché hai fatto due incidenti nel percorso che tu sei stato assicurato con noi. Va bene? Ma Dio, alleluia, non ci manda la lettera! Che meraviglioso il perdono del Signore! Chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori! Alleluia! Perciò dice il Signore: tornate a me! Alleluia! Voi che siete affaticati, oppressi e depressi e travagliati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché sono umile e mansueto, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Dove troviamo, alleluia, un Dio che ci perdona, un Dio che ci guarisce, un Dio che ci libera, un Dio che ci accoglie, un Dio che non ci caccia fuori, alleluia. Ma come il padre prodigo di amore, quando torna a casa il figliuolo prodigo di peccati, alleluia, lo abbraccia, lo bacia, lo ribacia, alleluia! E poi gli dice ai servi: forza subito, il vestito nuovo, alleluia, il calzare ai piedi, l'anello al dito, alleluia, perché oggi è un giorno di grande festa. Questo mio figliuolo era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, Gesù ti aspetta, cara sorella, caro fratello, cara amica e caro amico. Gesù è pronto con le braccia aperte per purificarti, per liberarti, per guarirti, alleluia, e in più per santificarci. Attraverso la parola del Signore, Lui ci forma, ci informa, ci forma, e ci fa diventare suoi discepoli, come disse Gesù a quelli che lo stavano ascoltando: disse, se dimorate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Alleluia! Guarda, guarda che buona notizia noi ti stiamo trasmettendo fino nella tua casa. Perché non apri il tuo cuore a Cristo, non apri il tuo cuore a Gesù? E lo ringrazio, Signore Gesù, grazie che hai dato la tua giovane vita per me sulla croce. Io ti ringrazio che hai versato il tuo sangue prezioso, purissimo, alleluia, innocente, per riscattarmi dal male, per liberarmi dalla schiavitù e dalla morte. Ed ora io ti apro il mio cuore e grazie perché lavato e purificato dal tuo sangue prezioso, io desidero diventare una tua serva, un tuo servo che ti adora e ti loda per tutta la vita, fino alla morte, come ha detto, fino al trapasso, fino a quando ci addormenteremo. Alleluia! È meraviglioso come il vecchio Simeone, il profeta. Ora puoi mandare il tuo servo in congedo.
Alleluia. Fratello Cataldo, non ti preoccupare, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Alleluia, perché Dio ci ha dato un cuore nuovo, una nuova primavera nella nostra vita e non dobbiamo mai arrenderci. Il giardino del nostro cuore fiorirà, alleluia, di fiori profumatissimi, alleluia, di fiori multicolori e ogni volta che si nota un fiore di bontà, alleluia, di umiltà, di generosità, alleluia, Dio sende il profumo dal cielo, alleluia, e poi noi gli daremo l'offerta di lode delle nostre labbra, non soltanto delle nostre labbra, ma anche della nostra vita, come diceva il fratello Federico. Alleluia, che abbraccio con amore veramente tantissimo. Alleluia, perché è meraviglioso quello che opera il Signore nella vita, soltanto quando siamo perseveranti nella parola di Dio, perché il nemico tende a toglierci le promesse di Dio dalla mente e dal cuore, ma il Signore Gesù ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, sempre di più. Alleluia. Ci forma e ci fa diventare suoi discepoli che non guardano più alle cose della terra, ma guardano alle ricchezze del cielo. Alleluia! Come capitolo 10 della lettera agli Ebrei, quando dice: voi avete sopportato veramente una grande persecuzione fino alla ruberia dei vostri beni. Alleluia, i primi cristiani. Ebbene, Tertulliano diceva: è inutile che fate persecuzione, perché questa è semenza di cristiani. Quanto più cristiani voi portate condannate, più cristiani cresceranno. E così, quando più vogliono fermare il lavoro della televisione spirituale, alleluia, più crescerà, alleluia, cresceranno i canali che danno gloria a Dio. Alleluia, come si dice, le banche si aprono, perché è meraviglioso. Dio veramente desidera che il Vangelo arriva nel mondo intero. Allora lui ritornerà, come ha detto il Signore, quando l'Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo a tutte le creature, allora verrà la fine. Signore, vieni. Signore Gesù, Maranatha, Maranatha, significa il Signore è venuto. Poi Maranatha, il Signore ritorna. E questa è la nostra fede. Anche se non siamo pronti, Dio ci deve preparare un miracolo di grazia, un miracolo di perdono, un miracolo di misericordia. Alleluia! E noi come una sposa innamorata aspettiamo che arrivi lo sposo, alleluia, e ci porta con lui a godere per tutta l'eternità. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, in Yahweh, e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse stato così, vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Padre, io voglio, nella preghiera di Gesù, capitolo 17 del Vangelo di San Giovanni, Padre, io voglio che dove sono io siano anche tutti coloro che tu mi hai dato. Amen.